fibromialgia è una sindrome dolorosa piuttosto complessa. Prevede la presenza di dolore, non localizzato ma comunque distribuito in varie aree del corpo, accompagnato da tutta una serie di sintomi dei più vari, che sono sia di tipo fisico, da contratture muscolari, spasmi, tremori, formicolii, cefalea, fino anche a disturbi, diciamo, più di carattere psicocognitivo, disturbi di memoria, deficit dell'attenzione, insonnia. Proprio la complessità di questa malattia, l'assenza anche di esami strumentali diagnostici, ha portato in passato sicuramente a sottostimare la sua incidenza nella popolazione. In Italia si parla di oltre 2 milioni di persone con fibromialgia, che corrisponde ad una percentuale di oltre il 2%. Tutto quello che normalmente non provoca dolore, in realtà per queste persone è molto doloroso. Oggi si è capito che in realtà spesso i segni fisici sono minori, ma quello che prevale è la parte anche psicologica, la parte cognitiva. In questa malattia l'approccio d'équipe è particolarmente importante, perché se il medico in una prima fase sicuramente è necessario per fare la diagnosi, poi quello che farà la differenza per il paziente affetto da fibromialgia sarà un po' la presa in carico globale, il modo di affrontare questa malattia non soltanto dal punto di vista farmacologico, bensì anche insieme al fisioterapista, insieme alla psicologa, in quello che è un approccio multidimensionale e multidisciplinare del problema. È fondamentale quindi proprio anche il riconoscimento degli aspetti fisici, fisiologici e l'impatto che la malattia ha sulla vita quotidiana, insomma. E con il paziente spesso vengono definiti un po' gli aspetti di fragilità, ecco, e anche comunque gli aspetti, i punti di forza invece su cui poter iniziare a lavorare. Spesso vengono fatti dei colloqui per valutare un po' come la malattia sta influenzando nel corso del tempo e come invece il paziente sta reagendo ad essa. Possono essere utili inoltre dei corsi psicoeducazionali, comunque incontri di gruppo per proprio l'educazione alla sindrome fibromialgica, e in caso comunque di depressione o ansia, che sono molto frequenti in pazienti con fibromialgia, può essere utile in quel caso anche una psicoterapia mirata. La fisioterapia nella fibromialgia ha un ruolo fondamentale, esistono diverse evidenze scientifiche che attestano l'efficacia della fisioterapia. Diversamente però da altre condizioni, in questo caso la fisioterapia manuale ha minore efficacia e si punta di più invece sugli esercizi. Nel dosaggio degli esercizi bisogna stare attenti. Il problema dove sta? Nel riuscire a creare un protocollo di lavoro che sia sostenibile per il paziente in termini di dolore, perché in questa patologia creare degli esercizi che non siano dolorosi in realtà è impossibile. Si deve creare in realtà un'aderenza al processo riabilitativo piuttosto elevata, cioè creare le condizioni per cui il paziente si senta responsabilizzato nell'eseguire gli esercizi.